Ciao ragazze, eccomi qui con il video haul del Cosmoprof, i miei acquisti e gli omaggi. Ci sono veramente un sacco di cose da mostrarvi qui dietro. Ho tante buste, quindi bando alle ciance, inizio subito dai miei acquisti, che sono davvero pochissimi perché comunque ero già partita con l'idea di acquistare poco perché fra un po' c'è Kat Von D e vorrei comprare qualcosa di Kat Von D. Ma comunque qualcosina ho acquistato, soprattutto lunedì perché gli altri giorni davvero quasi nessuno vendeva e quindi poi lunedì qualcosina ho comprato. Iniziamo da Inglot e proprio all'ultimo lunedì, prima di andare alla stazione, ho comprato la tinta HD, questa qui HD Lip Tint Matte, che in realtà volevo già dall'anno scorso, ma l'anno scorso erano tutte esaurite o comunque erano rimaste due colorazioni marroncine che non mi piacevano per niente. Invece quest'anno ho preso la numero 13 che è stupenda, è questo colore meraviglioso. Che andrà benissimo per questa primavera e per l'estate. Non so se le avete mai provate le tinte Inglot, io non ho mai provato nessun prodotto Inglot, per me è la prima volta e quindi sono veramente entusiasta di questo acquisto. L'ho pagata 14 euro invece di 18, credo, 18-19 euro, quindi prezzo fiera. Passiamo poi a Mesauda. Volevo assolutamente comprare qualcosa di Mesauda perché qua non la trovo e ne sento parlare sempre in giro su YouTube e insomma ho preso principalmente pennelli, perché questi pennelli mi hanno ispirato fin da subito e ho preso il numero 504 Classic Brush, questo l'ho pagato 10 euro, non so qual è il prezzo pieno, ma comunque sono sempre prezzi fiera e questo mi ricorda un po' uno di Kiko che volevo prendere, che poi non avevo preso, ma vi dico, le setole sono decisamente migliori queste rispetto a quelle di Kiko, comunque è quella fiamma e questo può essere utilizzato per applicare il blush, anche la terra, perché no? Poi ne ho presi altri due, questo che è il numero 523 Luxe Luxe Highlighter, fatto così, e questo mi ricorda un sacco anche uno di Real Techniques, però questo forse è un po' più grande, un po' più alto, sì, e questo qua l'ho pagato invece 5 euro, è appunto fantastico per l'illuminante, però è un po' più grande e quindi può essere utilizzato anche come blush, perché ad esempio quello che utilizzo io per l'illuminante di Real Techniques, vedete che è più piccolino, quindi wow, sono troppo contenta di averlo preso. Mentre l'ultimo invece è un pennello da occhi, io li avrei voluti prendere tutti, vi dico la verità, però non c'erano neanche tutti perché pensavo di prenderne anche un altro a punta, li volevo tutti veramente. Comunque questo è il 527 Blender Eyeshadow e questo l'ho pagato 4 euro, quindi veramente dei prezzi ottimi perché le setole sono fantastiche. E questo è proprio da blender, quindi da sfumatura, perfetto per me che ho la palpebra piccolina e wow, sono davvero contenta. Poi ho fatto la pazzia del Cosmoprof, perché se non faccio una pazzia ad ogni Cosmoprof io non sono contenta. L'anno scorso la pazzia era la tinta blu di Jeffree Star, quest'anno è stata una pazzia un po' più soft, ovvero il fondotinta di Mesauda della linea Nude Skin. Non compro un fondotinta siliconico e non uso un fondotinta siliconico da tipo 3 anni, però ultimamente avevo un po' l'idea di prenderne uno da utilizzare magari la sera per le occasioni speciali, non tutti i giorni, ma quella volta così che ho l'occasione speciale. E questo qua ne aveva parlato Giorgia April, che tra l'altro saluto, che ho incontrato proprio all'ultimo, mi ha fatto tanto piacere anche se per poco tempo, però insomma è stato meglio di niente. Questo qua insomma mi ispirava e ho deciso di prenderlo. È il Nude Skin Foundation, quindi effetto invisibile senza spessore, quindi è quello che piace a me, pelli normali miste, ed è la colorazione fair, ovviamente più chiara. L'ho pagato 14 euro, è fatto tipo così a goccine. Non so se l'avete mai utilizzato, io ero un po' scettica nel prenderlo proprio perché non utilizzo fondotinta siliconici da una vita, però è appunto per quella sera particolare, magari perché no, proviamolo e vediamo com'è. Fatemi sapere se siete curiose di questo fondotinta. Poi ho partecipato a un'iniziativa davvero molto interessante che ha fatto quest'anno il Cosmoprof, ovvero la boutique. Con un minimo di 10 euro potevate scegliere 6 prodotti tra queste marche presenti. Era tutto al centro servizi e praticamente tutto il ricavato andava alla ricerca Onlus Oncologia Ematologia Pediatrica Lalla Seragnoli, azienda ospedaliera universitaria di Bologna. Io ho scelto questa spazzolina che mi fa ricordare un po' la, come
Tango il teaser, diciamo, però in versione mini. Eccola qua. Diciamo che le setole sono un po' più durette della Tango il teaser, però alla fine per i viaggi da borsetta così non è affatto male. Della marca Zui c'era un rossetto, tra l'altro un bel colore, classic red, quindi non era una colorazione da nonna belarda, ma era un bellissimo rosso. Oh, guarda che bello. Questo qui, profumo buono. Un mascara di questa marca Caraja che però non conosco. Comunque sia, un mascara fa sempre comodo. Ah, non c'è solo un mascara. E quest'altro che cos'è? Touch of Magic Creamy Eyeliner. Ah, anche un eyeliner verde però. Una matita eyeliner verde. Poi anche il mascara che tra l'altro è made in Italy ma è distribuito da Caraja. Dopodiché c'era questo rossetto in crema a lunga durata della marca Fito Makeup, molto scuro ma pigmentatissimo. C'era questa colorazione e un'altra perlata, questo è veramente molto scuro, magari da utilizzare in inverno. Poi ho scelto il deodorante della marca Natura Amica Roll-On, non l'ho mai provato Roll-On. Si potevano scegliere due che valeva un prodotto per quanto riguarda il deodorante. E poi il correttore della marca Lady Lia, che è un correttore biologico nella colorazione 439. Non amo moltissimo i correttori fatti così a matitone, però insomma, per la causa si poteva anche fare. Poi siamo passate da NYX, io e Lara, My Curly Colors. Un bacione tesoro, la mia partner del Cosmo, però cioè, tipo dopo 4 giorni penso che non ne poteva più di me. Comunque c'era Cheryl Pandemonium appunto ed era wow, stupenda, aveva un trucco impeccabile ed era bellissima proprio come è nei video. Facendo una foto con lei, in omaggio avevi lo specchiettino, troppo carino, tra l'altro mi serviva uno specchiettino così da borsetta, non quelli che si aprono. E poi una soft matte lip cream, credo che variava un po', non è che davano tutti lo stesso prodotto. E io ho ricevuto Copenhagen, sono contenta perché tra l'altro è una colorazione che mi piace e che non ho. Questa è la colorazione, sembra veramente bellissima. Poi lunedì vendevano da Color Studio, che è una marca fighissima, penso americana, che fa dei rossetti fantastici. Mi ha dato veramente un'ottima impressione riguardo i rossetti, volevo prenderne uno, ma entrambe le due colorazioni che avevo puntato erano esaurite e quindi niente, alla fine mi hanno regalato il tester, che ora vi faccio vedere così, per farvi vedere lo swatch, ma poi andrò sicuramente a tagliargli la punta. Che non mi sembra proprio il caso di utilizzare il tester utilizzato magari da 1000 persone, quindi andrò proprio a tagliare così la punta e poi lo utilizzerò con un pennello. Comunque il colore è il numero 127 Smooch, questo qua. Vedete che è tutto smangiucchiato. Lì costavano 10 euro e sono matte, ma sono cremosissime. Mi hanno dato veramente un'ottima impressione, avevo puntato anche un altro Charlotte, spero di riuscire a prenderlo magari il prossimo Cosmo Prof. E niente, comunque sia, l'ho avuto gratis, taglierò la punta, ma ne taglio un bel po', sinceramente, perché non mi fido assolutamente, ne taglio proprio così e poi lo utilizzerò con un pennellino, tanto è veramente molto cremoso. Da Eva Garden, ogni anno se andate da Eva Garden vi registrate e vi danno un prodotto in omaggio. Comunque hanno regalato questo ombretto in omaggio, è questo borgogna. E vediamo se è pigmentato, ha dei glitterini all'interno, eh. Diciamo che più che altro è da sfumatura, non tanto da palpebra mobile, perché sì, sul dito rilascia, ma poi sulla mano non tanto. Vedete? Tappa fissa al Cosmo Prof è sempre Fabi, assolutamente, io amo i loro smalti, poi sono formulati senza ftalati, senza toluene, eccetera, 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 quindi poi sono ottimi. Io qui poi tra l'altro non li trovo e quindi ne approfitto sempre al Cosmo Prof. Hanno tra l'altro lanciato una bellissima novità che penso uscirà fra poco, una nuova linea totalmente green di smalti, eccola qui, Fabi Natures. Gli smalti sono bellissimi e lo stand di questa linea era favoloso. Lanceranno
fanno poi anche una base completamente naturale, la B-Base, 100% vegan, cruelty free, con ingredienti totalmente naturali, con attivi di spinaci, avocado e tè verde. Wow, mi incuriosisce veramente tantissimo. La comprerò sicuramente, non so quando, non so dove, perché qui da me non c'è. Non so se al prossimo Cosmo, prof, ma sicuro da qualche parte la prenderò e prenderò anche alcuni smalti perché a parte sono bellissimi, poi il fatto che siano completamente naturali mi incuriosisce tantissimo. Comunque, oltre ai soliti smaltini che danno alle vlogger, quest'anno hanno dato Prosecco, bellissimo, veramente carinissimo colore, poi Ciao Bella, mi sembra, rosino. E quest'altro colore che è Alabaster Salad, carino anche questo, mi piacciono tutti e tre, devo dire la verità. Oltre a questi qua, io ho comprato il top coat fast dry, assolutamente, mi serviva un top coat e quindi sono andata sul sicuro. Un'altra base, questa è la Smoothing Base Coat, io utilizzo la Nourish Base Coat che tra l'altro avevo comprato all'altro Cosmo Prof ed è a metà, durano veramente un'eternità perché sono 15 ml di prodotto, vi dura un sacco, almeno per quanto mi riguarda. E poi ho preso lo smalto che indosso, Save the Date, della collezione I'm, ed è bellissimo, mi piacciono un sacco queste colorazioni così, l'ho messo un po' alla cavolo ieri sera, però il colore è stupendo. E con tre smalti, ne avevi uno in omaggio, e ho scelto questo qua, che è Where is my head? Bellissimi nomi anche. E niente, c'erano i soliti rosini, c'erano il blu, i gialli, queste cose così che io non uso tanto e quindi alla fine ho scelto questo viola scuro che non mi sembra affatto male come colore. Stavo dimenticando che tra i miei acquisti ci sono anche questi due prodotti. Uno è il guantino Glow, ne ho sentito parlare tantissimo da Lara. Lara ne è proprio rimasta entusiasta di questo guantino e lo vendevano e quindi io non ci ho pensato due volte a comprarlo. Costava 7 euro. È un guantino, un pannetto, diciamo, fatto a guanto. Adesso vi faccio vedere. Ovviamente io ho scelto Pink, ma va, ho scelto la colorazione rosa ovviamente e si utilizza appunto per struccarsi solo con l'acqua e ho pensato di farci anche un video, mi strucco con voi con questo guantino, quindi solo lui e l'acqua per vedere se è veramente efficace come loro dicono solo con l'acqua. Poi ci sono due samples che ci hanno omaggiato, è praticamente la stessa cosa, solo che il guantino è piccolino, fatto a dito, quindi principalmente suppongo per gli occhi eccetera eccetera, però è carino da portare in viaggio. E poi ho preso queste maschere nella zona coreana, mi sembra comunque nella zona, nei padiglioni quelli cinesi, coreani eccetera, che tra l'altro ha vinto, ora che leggo, un premio nel 2015 in Francia, questa maschera. Io l'ho presa principalmente per l'inci molto buono, perché è difficile trovare queste maschere fatte così, quindi proprio quelle in tessuto, vedete? Fatte proprio in tessuto con un buon inci. Quindi qua c'è scritto Free Fragrance, Free Coloring, Preservative, Plastic Sizer, Mineral Oil, quindi dovrebbe comunque avere un buon inci, l'avevamo visto anche dietro. Vorrei dirvi una cavolata, ma secondo me non hanno neanche i siliconi, però lo guarderò bene bene, poi vi farò sapere. Tra l'altro sembrano anche belle impregnate di prodotto della marca Unitouch, questa è il caviale. E quest'altra è alla orchidea, credo, orchidea taiwanese, una cosa del genere. Vi faccio vedere quindi ora gli omaggi che ho ricevuto, che sono davvero molto fighi e interessanti, che sono principalmente di skincare, cura del corpo, eccetera, perché principalmente siamo stati alla fine nel padiglione naturale e nel Cosmo Prime. Il Cosmo Prime è stata anche una chicca di quest'anno al Cosmo, proprio perché c'erano delle aziende di nicchia, particolari, interessanti, e c'era una sezione anche Be Organic, dove c'erano tutte aziende completamente bio e c'era anche la sezione Tones of Beauty, quindi prodotti dedicati ai capelli afro. Devo dire che è stata veramente un'iniziativa molto interessante. E nel Tones of Beauty c'era questa marca dei Makeup Bullet che avevo visto da Nikki Tutorials. E io, quando l'avevo vista nella lista del Cosmo, proprio ero impazzita, la volevo assolutamente comprare. Ma poi ce l'ha omaggiata proprio Eva Jane, che è stata la creatrice
creatrice di questa spugnetta da dito. A parte che lei è una persona molto, un tipo molto particolare, ci ha abbracciato, sembrava che ci conoscesse da una vita. Veramente è stata simpaticissima comunque. Tra l'altro è una makeup artist famosissima, Eva Jane. Ha creato questa finger blender proprio perché si trovava malissimo con le blender classiche, perché le cadevano spesso di mano e quindi in questo modo non può assolutamente cadere. La trovo anche abbastanza morbida, si può usare asciutta e bagnata. Ho intenzione di farci un video dedicato in cui la proveremo insieme, sia a correttore sia a fondotinta. Anzi, fatemi sapere se siete curiose di vedere com'è all'azione. E in realtà poi la confezione è questa qua. Potete acquistarne una che costa $14,95, quindi tipo 10-11 euro. Oppure la versione da 3 sponge, 3 spugne, che costa $24,95. 20 euro tipo. Quindi io non vedo l'ora di provarla insieme a voi e vedere un po' come funziona. Sempre nel Cosmo Prime siamo passate nella sezione Be Organic, dove c'erano tutti i prodotti biologici. Anzi, devo dirvi una cosa, sono rimasta davvero delusa da Peterac perché giovedì non aveva i prodotti e noi siamo passate nel pomeriggio, penso verso le 2, l'una e mezza, 2, l'una e mezza, 2 non c'erano i prodotti. Sono rimasta davvero delusa e io lo dico nel video perché bisogna dirlo, perché poi da quello che so è arrivato in ritardo e quindi mi è dispiaciuto tantissimo non poter vedere e sbocciare i prodotti, soprattutto le BB cream e i fondotinta, che comunque online è sempre difficile scegliere i prodotti e quindi mi sarebbe piaciuto comunque vederli dal vivo, anche perché era un'azienda, tra l'altro nel Cosmo Prime era quella che mi interessava di più. Quindi mi è dispiaciuto, venerdì e sabato poi non sono riuscita a passarci di nuovo e domenica io non c'ero, lunedì il Cosmo Prime era già terminato, quindi peccato. Comunque, ritornando a Hemtouch, questa se non sbaglio dovrebbe essere un'azienda della Slovenia, ma non ne sono molto sicura, nel caso ve lo scrivo qui sotto, e fa praticamente skincare per pelli problematiche, quindi anche affette da psoriasi, acne, irritazioni, rossori, eccetera, eccetera, e ci ha fatto scegliere due prodotti. Uno è un lip balm, intensive lip balm, che dovrebbe proteggere anche da herpes e cose del genere. L'altro invece è una crema viso. Io appunto gli avevo detto che avevo una pelle mista, ma mi ha consigliato lo stesso questa, che è per pelli secche, sensibili e irritate. Quindi sì, diciamo che forse io ero più propensa all'altra, ma evidentemente l'altra era un pochino più specifica per l'acne, probabilmente, quindi per quello che mi ha consigliato questa. Questi prodotti hanno la particolarità di avere l'olio di canapa, poi la rosa damascena, ad esempio, che è molto lenitiva, e hanno all'interno anche l'olio di cocco, olio di mandorle dolci, quindi spero non sia un po' troppo pesante per il mio tipo di pelle. Comunque la tengo ancora sigillata perché non voglio aprirla, perché comunque ho anche un'altra crema viso da utilizzare prima, e quindi insomma questa la tengo ancora sigillata e vi farò sapere. Sempre nella sezione Be Organic, una bellissima scoperta è stata Dabba, che si andrà ad aggiungere alla Giada Distribution, quindi la stessa di Mossa e Madara. Mi ha colpito tantissimo il packaging di questi prodotti, che è nero per ricordare il freddo della Lettonia e colorato per ricordare la natura, i colori della natura. Infatti Dabba significa natura. Vi parlerò comunque brevemente di queste aziende perché altrimenti, ragazze, il video sarebbe lunghissimo, ho ancora tantissimi prodotti da mostrarvi, ma poi quando vi farò la recensione ne parleremo magari un pochino più nel dettaglio. Mi hanno omaggiato dell'acqua floreale all'Achillea, che è indicata per le pelli miste, ma poi appunto ce ne sono 8 di queste acque floreali, tutte per vari tipi di pelle, tutte indicate per vari tipi di pelle. Ad esempio c'è quella alla camomilla, che è lenitiva, e poi ce ne sono tante altre. Si possono utilizzare come tonici prima della crema viso, oppure anche per rinfrescarsi durante la giornata. Quindi questa è la confezione, la scadenza è di 2 mesi. Ah, però scadenza brevissima, quindi quando iniziamo ad utilizzarlo, quando inizierò ad utilizzarlo, dovrò utilizzarlo praticamente sempre. Un'azienda che mi ha rapito il cuore è la Crémerie. Azienda ovviamente 100% naturale, che ha dei prodotti fantastici con delle profumazioni ottime. E ringrazio tantissimo Francesca Bacione, che mi ha riconosciuto e che mi ha omaggiato, a me e anche a Lara,
di questi prodotti veramente troppo wow, tra cui questo scrub per il corpo al melograno e kiwi, rassodante, nutriente e drenante. Cioè io ragazze, per quanto riguarda gli scrub per il corpo, ma anche per tutto il resto, skincare e haircare, non comprerò nulla, non prenderò nulla almeno fino a settembre, al prossimo Sana. Perché tra l'altro ho ricevuto anche un altro scrub che dopo vi faccio vedere e ne avevo comprato già uno, quindi sono a posto per quanto riguarda gli scrub. Questo è dal 99% al 100% naturale, ma guardate com'è il prodotto, sembra tipo abbia dei chicchi all'interno e la profumazione di questo è fantastica perché l'abbiamo proprio provata lì, poi lo stand era meraviglioso. Poi c'è una candela da massaggio, non ho mai provato una candela da massaggio, quindi sono veramente contentissima di poterla comunque provare e sperimentare. Questa è alloro, incenso e mirra, anti-age e tonificante, wow! E poi un sapone 100% naturale fatto a mano con champagne e petali di rose. Non so se riuscite a vederlo. Buono! Vi faccio vedere che cosa ci hanno regalato da Natru, veramente un botto di roba ed è stato fighissimo perché ci hanno fermato loro mentre passeggiavamo perché avevano visto questo qua che ci aveva dato il Cosmo, prof. Quindi ci hanno regalato una busta con un sacco di prodotti interessanti, come ad esempio questo scrub appunto della marca Naturative al cranberry e lemon, poi un latte detergente di Dottora Ushka. Questa è veramente una figata e non ricordavo neanche di averla ricevuta, la crema opacizzante 24 ore al pompelmo biologico effetto matte, questa sarà fighissima per il mio tipo di pelle, cioè almeno spero, poi vedremo. Di questo prodotto che cos'è? Un olio di avocado, wow, della marca Logona, tutto ovviamente bio. Sempre della marca Logona, uno shampoo al bambù. Wow, una crema mani 2 in 1 della marca Lavera. Credo un'altra crema mani della marca Naturative. Questo non so cosa sia, credo un balsamo, ma è tutto sigillato. Adesso non sto qui ad aprirlo, se no la batteria già è scarica ora. Poi un'altra crema mani, questa è un po' più in campioncino della marca Veleda. Un lip balm. Wow, Color and Care della marca sempre Veleda, fighissimo. Uno specchiettino del loro decimo anniversario, c'è scritto. Poi una mascara del Dottora Ushka in mini taglia, ottimo. Una chiavettina. Poi ho comprato una spugna di mare a 5 euro. E poi della marca Le cose della natura, che sono state carinissime, mi hanno omaggiato di questa mini spugna di mare, così anche per vedere la differenza con questa qua, che era dello spugnificio Rosenfeld, una roba del genere. E poi c'è anche questo dischettino in luffa. Una chicca davvero molto interessante è stata la marca Surface, che è una linea di skincare creata per il benessere in città. Ha alcune referenze davvero molto interessanti, tra cui il Face Mist, che è un'acqua da spruzzarsi durante la giornata oppure come tonico. Gli inci di questi prodotti sono davvero molto interessanti e io ho ricevuto il gel detergente Face Wash, che è delicato, purificante ed è anti-inquinamento. E insomma è a base di olio di oliva, infatti si sentiva che è molto delicato e molto idratante e wow, non vedo l'ora di provarlo. Poi per caso ho visto passeggiando questa marca Organic Shop e quindi ci siamo fermate perché io la conoscevo già un pochino nel web. Ci siamo fermate, sono stati gentilissimi perché mi hanno regalato la body mousse, quindi la mousse per il corpo alla vaniglia e orchidea. Tra l'altro questa marca e quelle che vi farò vedere anche dopo sono le stesse produttrici della marca Natura Siberica, quindi più o meno le producono sempre nello stesso posto. E poi è stata anche gentilissima perché di questa marca Natura Estonica Bio mi ha regalato la maschera per tutti i tipi di capelli, una maschera per i capelli, e poi di questa marca Ice Veda, quindi una linea ayurvedica, shampoo e balsamo per capelli danneggiati, quindi per fortificarli, quindi ottimo davvero. Finiamo con qualche piccolo omaggino. Nel Cosmo Prime mi ha colpito tantissimo anche Poesia 21, un brand toscano che ha un packaging strepitoso, strepitoso. Cioè guardate anche solo i campioncini.
Meraviglioso, meraviglioso, davvero stupendo. Questi sono dei campioncini di bagnoschiuma, ma guardate la cura. Cioè, a me dispiace anche utilizzarli perché, cioè, mi dispiace perché la cura di questi prodotti è fantastica. Questo, ah sì, cioè, guardate, è meraviglioso. Meravigliosi, infatti, davvero un brand molto particolare che studia, da quello che ho capito, tutto nei minimi dettagli, anche le scatoline che possono essere riutilizzate. E per me questa è una cosa fighissima perché io amo le scatoline, faccio fatica a buttarle, soprattutto quelle appunto particolari, quelle più belle. E queste possono essere riutilizzate, ad esempio, magari anche semplicemente come segnalibro, e qua ti spiega come farle. Quindi, wow, veramente una cosa molto bella e interessante. Loro appunto sono di Sesto Fiorentino, Firenze. Quindi niente, mi hanno fatto scegliere due profumi perché sono uscite con delle fragranze. Ne avevo scelta una fruttata, questa qui è buonissima, però non c'è scritto niente, ma questa è davvero buonissima per l'estate, e questa un po' più talcata. Anche questo omaggino è stato davvero molto interessante perché è un burro naturale con cera d'api ed è un balsamo appunto che può essere utilizzato sia per le labbra sia per il corpo idratante. E poi non vi ho ancora parlato del profumo perché il Cosmoprof quest'anno per i 50 anni ha creato un profumo, una limited edition che ci hanno regalato proprio giovedì, il primo giorno, quando sono andata giovedì. Io l'ho già provato, ma mi sembra una fragranza da uomo questa. Io non ricordo se c'erano due fragranze, ma questa comunque è da uomo. Il packaging è carino, infatti poi lo regalerò al mio ragazzo questo, perché secondo me è da uomo, infatti è anche blu. E comunque sia, è buono, però è da uomo. Però è stata davvero una cosa carina. E quindi ragazze, questo è stato il mio Cosmoprof. Ho ricevuto anche tanti prodotti perché ci sono stata 4 giorni rispetto agli altri anni che comunque in 2 giorni o in un giorno non si riesce a vedere proprio tutto. È stato bello comunque rivedere le persone che ho incontrato l'anno scorso ed è stato bello conoscerne anche di nuove. Io vi mando un grossissimo bacio. Grazie per aver visto questo video che sarà tipo lunghissimo, ma spero vi sia comunque piaciuto, vi abbia fatto un po' di compagnia e vi abbia fatto anche scoprire nuovi prodotti. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!